Miglior TV stasera è l'Ippodromo Sesana di Montecatini Terme per il Gran Premio Federnat. Il Gran Premio Federnat è l'appuntamento classico dei gentleman drivers italiani. Avvocato Agnelli lo chiamava bello di notte, segnava sempre di notte nelle competizioni europee quando giocava nella Juventus. Stasera Boniek è qua, a Montecatini, a fare il gentleman. Per star bene, per invecchiare bene, bisogna avere delle passioni nella vita, al di là di lavoro, di cose che conviene fare. Per me avere due o tre cose che mi piacciono fare, tempo libero, come giocare golf, tennis e ippica, ti dà la serenità. Una nella vita l'hai fatta veramente bene, comunque. Sì, tanto così. Poi io sono venuto qua perché mi ha chiamato Barone del Coubertin, no? Certo, certo. I miei colleghi alti vogliono ancora fare la carriera, io già. Sì. Com'è il livello dei gentleman drivers in Italia? Direi bene, buono, anzi, direi qualitativo. Cavalli buoni, belle persone. Una bella giornata che dovrebbe essere. Queste giornate, secondo me, fanno bene all'ippica, dovremmo fare più spesso. Federnat sta facendo un buon lavoro, secondo te? Sì, direi proprio di sì. Me ne è stata molto una bella soddisfazione, perché è la mia seconda partecipazione a questo premio, che per noi gente, ma è la corsa quasi della vita, poterlo vincere è un sogno, e già partecipare, essere nei primi 9, per me è una grande soddisfazione. Corro la finale con le mie chance, perché la cavalla ha corso bene, speriamo di avere un po' di fortuna come in batteria. Dottore, ancora una volta SNAI e l'Ippodromo Sesana vicini a Federnat. Questa è veramente una bellissima serata. Sì, senz'altro, i grandi avvenimenti e tutto ciò in cui si dimostra di crederci, ciò che viene celebrato come un rito, trova sempre SNAI vicina. E d'altra parte una manifestazione come questa, dove si sposa sport, spettacolo e promozione, credo che sia l'essenza di ciò che è la promozione ippica. Una bella giornata, ieri sera siamo stati bene insieme manifestando ciò che l'ippica è nella società. Oggi una giornata di sport, agonismo, lealtà, estrema correttezza e un gran vincitore che ha onorato la finale con un ragguaglio al chilometro di tutto riguardo 1:13:02. Un grande quindi, livello tecnico. Senz'altro l'hanno dimostrato, e l'hanno dimostrato, ripeto, l'agonismo e la correttezza che in pista ha dominato. Poi c'ha un nome, ha un vincitore, Alessi, giovane, origini siciliane, ormai qui in Toscana come sua attività da dilettante, ma con grandi capacità. Ha vinto il merito. Grazie mille.
Benissimo, adesso passiamo alla premiazione. Il sindaco di Montecatini, Giuseppe Bellardi, Cesare Meli. Cesare Meli consegna la coppa a è stata una bella manifestazione, siamo in via di conclusione, tutto è andato bene, ha vinto un gentleman toscano con un allenatore toscano, meglio non poteva andare. C'è l'appuntamento al prossimo anno, forse nel Veneto. Tutti invitati e tutti presenti.